al llarg de... En el ple extraordinari monogràfic celebrat aquesta setmana a Castelló d'Empúries, el Partit Popular va votar en contra de l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per l'exercici 2025. El seu portaveu, Agostino Aventurato, explica el per què d'aquest vot i afegeix que segurament presentaran al·legacions. Jo no sé m'ho posat en contra, perquè penso que sigui una, una subida exagerada en quasi tot. Non mi vale lo che dice il governo che eh, avranno un descuento, avranno har, har, alcuna modificazione in totale. Lo che non vedo eh, fattibile è la differenziazione della svasura dal, domisi, dal domicilio privato al commerciale. Cioè, perché noi di Impudia Brava, dove sta più negozio in comparazione di Castiglione Impuria, abbiamo che pagare una vasura. Uh, massa elevata, quasi un 55%, e mi tengo che chiamare a un'impresa privata per un descuente di cose. Io chiedo di difendere la piccola e mediana impresa. La piccola e mediana infre, impresa sono gente che si dispietano alle 7 della mattina per aprire su caffetteria, su bottega, su piccola uh, tienda di, 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 di carniceria, di cercuteria, di panaderia e dar un servizio alla gente. Questa gente che si dispiace alle 7 della mattina e suda per guadagnarsi l'euro, deve chiamare un'impresa, un, un gestore e pagandolo. A parte, io lo che chiedo che la gente intenda che è l'aiuntamento che deve fare tutto questo, non noi. 54% è esagerato, quasi 55%. Lo demás che mi ha sorprendito è che un partito che si presenta come municipalista ha votato a favore e mi dà una spiegazione in, in una forma un poco eh, non equivocata. Qui non sto culpabilizzando a nadie no, e non do la, eh, la colpa a nadie né a la a nadie. Però questa legge europea si può leggere in varie sfaccettature. Nella prossima, eh, la, nella prossima intervista che avremo, il mio tecnico, il mio collaboratore, Guadamoni, tu di Aga Goita, darà massima spiegazione in esto, perché la stiamo studiando. Credo che avremo allegazione a questo. La piccola me, e mediana impresa, tiene che essere salvaguardata in Puglia Brava e Castiglione. Somo, la me, sono loro che danno aiutano al turismo. La grande impresa tiene già il suo gestore, la sua limitazione, il suo reparto di, uh, di marketing e tutto. Noi arriviamo a dia, 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 dia e se mi posso uh, presentare come il Partito Popolare e in me persona, Rossino venturato, siamo quelli che stiamo difendendo alle piccole e medie imprese di Castiglione Puria Brava. A me non mi vale, no? Io ho votato perché Libar a chi si tengono che tomare uh, uh, problematica già. Yeah. No, vamos a sapere, chiamiamo una gestoria, chiamiamo una cosa. No, no, la vasura è uguale per tutto il mondo. Io tiro la vasura nel mismo cubo dove la tiro tu. Perché tengo che pagare massa. Un ristorante che tiene 15-20 dipendenti già sta agoviato. Con la sua problematica. Perché dobbiamo aggiungere altre cose? Questo è es il. Eh, Grazie il eh, compagno di Vox, io eh, e la signora Raquel Dominguez, che si è astenuto E stiamo qui. L'opposizione a questo governo è soltanto il centro di L'opposizione a questo governo che que non tiene rumbo, non tiene idea, tiene soltanto. Ambizione. come ambizione, anche lo può dire un'altra persona che non dica il nome. A chi mi pare che non è Cassione Impuria, a chi mi pare che è la serie la che si avvicina, dove tutto il mondo chiede di essere il chef, tutto il mondo chiede di essere il ranzio, presidente ma tutto poteroso. No, tranquilliti, chico, tranquilliti, tranquilliti. Grazie e scusami, il mio sempre più bonito italiano.